Abbiamo fatto opposizione, un'opposizione seria, credibile e preparata. È quanto ha dichiarato il Movimento 5 Stelle di Andria nell'Agorà di sabato sera, l'appuntamento durante il quale è stato fatto il punto di un anno in Consiglio Comunale e Regionale. Il Movimento Pentastellato è rappresentato in Consiglio Comunale da Michele Coratella, Vincenzo Coratella, Donatello Loconte, Doriana Faraone e Pietro Di Pilato. Ce l'hanno chiesto in tanti e così abbiamo deciso di fare un rendiconto di quanto fatto in questo anno, ha spiegato Coratella. Noi abbiamo fatto quella che tecnicamente si chiama opposizione, cioè finalmente Andria ha avuto un'opposizione credibile, forte e preparata. Abbiamo contrastato l'amministrazione in ogni tipo di provvedimento che ha assunto, però come tutti sapete chi ha la maggioranza comanda, loro stanno facendo quello che vogliono. Giorgino, io l'ho detto in un video di novembre, ho visto in un consiglio comunale, fa l'amministratore unico della città di Andria, continua a farlo con l'appoggio dei suoi scudieri, perché tutti i consiglieri di maggioranza non fanno altro che votare e accettare tutto quello che lui gli chiede. Siamo gli unici a fare opposizione, continua Coratella, il PD si sveglia solo quando noi facciamo qualcosa. Non è un'opposizione, e questo è evidente, il PD si sveglia quando vede che noi facciamo qualcosa, allora interviene. Diciamo, per noi non è un'altra opposizione, stanno lì, va bene, la gente li ha votati, rispettiamo il voto di chi ha votato PD, però concretamente non stanno facendo nulla. Il dato interessante invece è che Giorgino ha dei problemi interni e questi sono evidenti. Abbiamo visto che Cor ha scritto una lettera tramite l'onorevole Fucci per fare dei distinguo ben precisi. Beh, diciamo, noi l'avevamo detto, ma questo è quello che accade quando in una coalizione ci sono 10 liste, quindi diventa assolutamente difficile e complicato mettere insieme le fila del discorso. Insieme ai consiglieri comunali anche la consigliera regionale Grazia Di Bari. Il presidente Michele Emiliano non sta mantenendo le promesse fatte all'inizio, ha spiegato al nostro microfono. Sta facendo molto per le lobby e pochissimo per i cittadini, infatti abbiamo problemi con la sanità, chiusura di ospedali senza tener conto del vero fabbisogno della salute e la gestione dei rifiuti che vediamo essere pessima, sono state chiuse altre discariche fra cui oggi dicevano anche Cerignola, ha commissariato tutto, insomma è una gestione pessima dell'intera Puglia. Speriamo nel prossimo anno si possa riprendere un discorso diverso, più improntato verso il rispetto e la difesa dei cittadini e meno verso le lobby.